Io oggi sono qui con una missione, quella di svincolare il marchio Wormam da quelli di Portoni. Credo che il 90% di voi, ne ho avuto la prova anche stamani, o qualcuno di voi che è già passato, ci associate subito al Portone. Okay? È vero, noi facciamo anche Portoni, ma non solo Portoni. Come avete potuto vedere nella slide di prima, tutto è partito nel 1935 e nel 1957 è stata festeggiata la 25esima, le 25.000 porte basculanti prodotte. Giusto per darvi un dato, oggigiorno noi produciamo non porte basculanti e basta, ma fra settimane residenziali, industriali, basculanti, porte rapide, superiamo i 5.000 pezzi prodotti al giorno solo in Europa. Chi siamo? Siamo comunque ancora un'azienda al 100% a conduzione familiare. Il timone è attualmente in mano alla terza generazione, con la quarta da un annetto e mezzo circa all'incirca già all'interno dello staff direttivo. Oltre a 6.000 collaboratori solo in Europa, 100 filiali commerciali e 40 siti produttivi. Dei 40 siti produttivi, 28 sono in Europa, il cuore pulsante ovviamente la Germania, però abbiamo uno stabilimento produttivo anche in Italia. La Piloma di Grassoglio, che produce gli Sasori, è dal 2018 è proprietà 100% ormai, quindi potrete trovare il dissuasore sia in versione Pino ma in versione Oro. Steinhagen, il quartiere generale, si trova, vengo da una brutta laringite e faccio un po' fatica. Il quartiere generale Steinhagen, dove proprio di fronte al quartiere generale abbiamo un forum, definito forum, che non è nulla con un showroom di dimensioni molto importanti, dove per darvi l'idea, meno di un quarto della superficie è portoni sezionati, tutto il resto sono porte di vario genere. Scusate, ma veramente sto facendo una fatica delle vie del fiato. Ci dividiamo in quattro macrogruppi che partono dal settore residenziale, industriale, logistica e controllo accessi e service. Oltre che i portoni da garage, a livello residenziale produciamo anche porte di ingresso. Anche qui tre macro categorie: acciaio, alluminio e fibra di carbonio. Perché fibra di carbonio? Non per una questione di peso, ma bensì perché è un materiale con un alto valore termico. Scusate, veramente sto facendo fatica. E riusciamo con la fibra di carbonio ad avere un portoncino che a pannello completamente cieco riesce ad avere una trasmittanza termica di 0,54. Riusciamo ad avere un perfetto abbinamento con il portone da garage, sia a livello di finitura come colore o venatura del legno, ma anche come effetto materico. Portoni sezionali industriali, anche qui vogliamo sempre stare un passo avanti al mercato, siamo gli unici tuttora al mondo ad avere un portone sezionale industriale, quindi parliamo di dimensioni molto importanti, che riesce ad aprire ad una velocità di 1 metro al secondo. Quindi immaginate un portone da 8 metri per 5-6 metri, quindi parliamo di 40-50 metri quadri di superficie che in fase di apertura va ad 1 metro al secondo. Portoni sezionali industriali non solo a manto cieco, ma possiamo avere anche le parti, anche qui le vetrature, spazi in lungo e largo, possiamo partire con policarbonati, agli acrilici, doppia e tripla lastra in base al vario termico che vogliamo dare, possiamo arrivare addirittura a vetro minerale. Portoni vetrina, questi sono a dir poco belli, presentati a Paolo di Monaco nel 2023. Sono dei pannelli realizzati con una superficie in alucobondo piuttosto che crespa, dove possiamo passare dall'effetto legno all'effetto materico piuttosto che direttamente sul piano. Serrande di grandi dimensioni, qui arriviamo a coprire pulci fino a 36 metri in apertura. Questo riusciamo a farlo. Scusate. Un'impresa oggi. Riusciamo a farlo con un brevetto nostro che si chiama SSG, che sono dei montanti che possiamo spostare. Vedete le due immagini, quella sopra la differenza, c'è un omino che va a spostare questo montante e possiamo riuscire ad avere 36 metri, che sono tanti, credetemi, di progetto di passaggio. Serranno le aree specifiche per garage ad alto transito, quindi hotel, parcheggi condominiali e quant'altro. Alto transito vuol dire non il garage da 4-5 posti macchina, ma garage con centinaia di posti macchina. Porte a scorrimento rapido, anche qui vogliamo continuamente.
che sfida il mercato, il prodotto che vedete qui in fondo all'esterno sembra un po' eccezionale. Infatti è una porta rapida, ma con un manto rigido, quindi abbiamo 42 mm di pannello che garantiscono un'ottima tenuta termica, però riusciamo ad aprirla a 2 metri e mezzo al secondo. Altra porta rapida, più veloce del mondo, questa non è un pannello rigido, ma bensì con un pannello, con un manto, un materiale sintetico morbido, che se non è sia trasparente che opaco, qui riusciamo ad andare a 4 metri al secondo. Logistica, nella logistica spaziamo in un e l'altro da pedali di carico, portoni, boccaporti, respingenti, sistemi da tracco e portali isotermici, che ne abbiamo niente. Antincendio, nel nostro programma, premetto una cosa, Orman è il più grande produttore d'Europa di porte e portoni antincendio. In Italia non importiamo tutta la gamma per una mera questione normativa, in quanto produciamo per le normative europee, ma in Italia, come ben sapete, sulle porte a battente per interni siamo ancora legati a una normativa italiana. Qualità che fa la differenza. Non siamo più economici sul mercato, ne siamo cosciente. Però abbiamo un prodotto che, se toccato con mano, veramente vi fa vedere la differenza rispetto agli altri. Quindi, in ambienti particolarmente di pregio, possiamo fornire un prodotto che non va ad appesantire e a denigrare tutto il resto del contesto. Possiamo avere delle portine pedonali inserite nel manto, fino a 2 per singolo manto, quindi applicazioni particolari tipo quella che vediamo, noi possiamo fare. Una cosa molto bella è la possibilità di avere le nicchie a scomparsa. Cosa vuol dire? Vuol dire che sui tre lati dove il portone ha bisogno della nicchia, quindi quella laterale superiore, possiamo fornire un meccanismo di nicchia scomparsa che sono dei portellini che sono normalmente chiusi a portone aperto e si aprono qualche secondo prima che il portone si chiuda. Quindi voi avrete un effetto totalmente a scomparsa del portone. Premetto che c'è la possibilità di rivestirli con degli spatolati che possono essere verniciati piuttosto che rivestirli con dei pannelli specifici. Quindi antincendio, questi sono particolarmente indicati per ambienti dove dobbiamo fare delle ristrutturazioni o non abbiamo spazio per il ricovero. Il vero vantaggio di questo prodotto sono gli ingombri, sia laterali che superiori. Shock roller, anche qui sono delle salame specifiche per centri commerciali, negozi, esercizi commerciali. Partiamo dalla classe RC2, possiamo arrivare in classe RC3. Possiamo avere totalmente cieche, totalmente areate, come vedete in questa foto. Sul lato abbiamo cieca completamente per la chiusura di un bar, lato scale mobili, possiamo avere completamente areate. Porte multiuso, qui si apre un mondo che tende ad essere infinito. Possiamo fare porte di sicurezza fino alle RC4, insonorizzate, multiuso, areate, vetrate, con maniglione antipanico, varie finiture e disponibili anche di acqua in acciaio. Qui possiamo vedere porte con uno blown, una classica porta multiuso a doppio battente, porte in acciaio inox, porta cieca con elemento laterale sempre di nostra fornitura, quindi andiamo a riprendere proprio la stessa cassaporta, lo stesso design della porta. Sistemi di controllo accessi, anche qui mondo quasi nuovo, diciamo, perché come vi dicevo l'assortimento di Pioma è abbastanza recente, dove abbiamo dissuasori automatici fissi, amovibili, dissuasori fissi di design, particolarmente indicati questi per gli ambienti dove serve anche un impatto estetico gradevole, quindi hotel piuttosto che supermercati si vedono molto. Barriere, qui non ci sono solo due SH50 e SH100 perché pur avendo a disposizione una gamma ben più importante, questi sono i due modelli che vanno per la maggiore anche perché riusciamo ad avere i segmenti, diciamo, questi due modelli, segmenti di asta e casette da giardino e legnaie. Come potete vedere, le casette da giardino hanno veramente una vastità di accessori importante. Novità recenti, possiamo avere il tetto erboso per evitare il rumore della pioggia battente e le pareti areate perché si è notato che una grossa richiesta da parte del mercato
arriva dai condomini dove hanno la necessità di stoccare i bidoni delle bottiglie. Box da giardino, andiamo un po' a quello che oggi è il prodotto che vorrei farvi conoscere un po' più nel dettaglio. Voi vi chiederete, ma sia qui che parliamo di progettazioni di interni, questo ci fa vedere un terreno elevatore che passa quindi in ambito industriale. È voluta la cosa perché il punto cardine di questa porta, oltre alla versatilità, è la resistenza. La possiamo usare in moltissimi ambienti, se ci rifletto faccio più fatica a pensare agli ambienti dove non posso applicarla e quindi dove posso applicarla. Benissimo in ambito alimentare, in quanto resiste a temperatura da meno 30 più 70, è assolutamente igienica perché è realizzata in polietilene compresso, quindi materiale resistentissimo e acciaio inox. La cerniera è un po' il punto chiave di questa porta, non è una cerniera commerciale, è una cerniera prodotta direttamente da Orma e studiata da Orma. Ha una cosa molto bella, che è la possibilità di regolare attraverso il dado che vedete sull'estremità della molla, lì possiamo andare a regolare lo sforzo che dobbiamo applicare per poter aprire la porta, quindi possiamo applicare giusto per passare da un estremo all'altro dalle stalle, dove le bestie entrano e escono, possiamo applicare nell'ambito industriale dove passano i carrelli elevatori, riducendo lo sforzo possiamo applicarla in un bar, in un ristorante dove le persone continuano, hanno dei frequenti transiti. Quattro macro tipologie di telaio, per ogni esigenza ovviamente la numero uno è per una parete solida, calcestruzzo. La soluzione 2 potrebbe andare bene già sulla muratura, soluzione 3 assolutamente da utilizzare per il cartongesso, soluzione 4 per l'apposito tre luce, quindi dove abbiamo la necessità di sfruttare totalmente la luce del forno. Come vi dicevo, il prodotto ideale per il settore Oreca, la vediamo in un ristorante, in una cucina sempre in un ristorante, l'ingresso di un bar, un negozio, una pasticceria, un bar, un locale lì, credo possa essere lavorazione carne piuttosto che cucina. Si dividono in 5-4, diciamo macro gruppi. Polietilene pressato, quindi un materiale sintetico, dove possiamo avere la versione 1 e 2 battenti sia con apertura a 180 gradi, quindi vuol dire che installata al centro dello spessore dell'impote mi fa 90, in apertura 90 e chiusura di 180 complessivi, possiamo avere 360, che attraverso un doppio snodo della cerniera mi permette di avere l'apertura completa con bloccaggio sia da una parte che dall'altra della parete. Abbiamo 16 finiture standard, su richiesta possiamo averne 20. Versione HPL, quindi 15 mm in HPL antigraffio, quindi solo 180 gradi, possiamo avere anche la versione in legno, quindi 40 mm di spessore. Finiture della HPL sono 14, di cui 13 in finitura effetto legno e 1 in finitura granito, mentre per la versione in legno spessore 40 mm possiamo avere 16 finiture, di cui 4 in dintana. Acciaio inox, dove di default nasce il prodotto satinato, ma possiamo avere anche fiorettato e su richiesta possiamo avere invece della ISI 304 e ISI 316, quindi piscine, ambienti marittimi e quant'altro. Vari tipi di finestrature standard, si possono avere anche personalizzazioni sia a livello di design delle finestrature che di finiture. Ovviamente ragioniamo su base numerica, per un pezzo risulta molto difficile. Se qualcuno di voi invece progetta per gruppi con più punti vendita, ecco che se ci sono dei numeri si può ragionare su una personalizzazione anche molto spinta. Vari tipi di accessori, partendo dall'immagine blu in alto a sinistra, salvavita per non schiacciarsi le dita in mezzo, battitacco, che lo possiamo avere in materiale plastico piuttosto che in acciaio inox, battente a molla, serve quello che vedete nell'immagine centrale in basso, quello proprio specifico per il transito di carrelli elevatori piuttosto che carrelli manuali, dove l'impatto è molto pesante, e maniglie, volendo possiamo, l'immagine in bianco che vedete a sinistra in basso è specifica per locali dove ci sono le catenarie, quindi
macerie, piuttosto che macellerie di grossi punti vendita. Vi lascio con tre referenti importanti dove di portoni non voglio dire che non ce ne sono, ma molto pochi. E abbiamo fatto tutto il resto, quindi dalle porte d'ingresso, porte bagni, porte di servizio e quant'altro. Filarmonica di Amburgo, Paracelsus Bar di Salisburgo, quindi anche qui piscina, ambiente particolarmente impegnativo con necessità di acciaio inossidabile agli spray 16, Olympia Stadium a Berlino. Vi faccio notare l'immagine centrale in basso, anche lì porte bagni, quindi possiamo avere quell'accessorio definita serratura occupata che dall'esterno mi fa vedere se il bagno è occupato o meno. Vi invito a iscrivervi alla nostra newsletter, non tartassiamo ogni giorno, ne facciamo all'incirca una ogni 15 giorni dove vi informiamo delle novità. Vi ringrazio per l'attenzione e chiedo scusa a tutti.